Questa collana è spaventosamente stupenda. Lo so, è davvero bellissima. Me l'ha regalata Claude. Me la faresti provare? Va bene, ma prometti di stare attenta. Oh no, è caduta nell'abisso profondo. Mi dispiace tanto, te la riprenderò, promesso. Ma no, forse non hai capito bene. È caduta nell'abisso profondo. È sparita per sempre. Fate silenzio, come mai parlate dell'abisso profondo? Ho fatto cadere la collana di Draculaura laggiù, ma io andrò a riprenderla. Nessuno può scendere nell'abisso profondo. Come mai tutto questo mistero su l'abisso profondo? L'abisso profondo. Frankie, la piscina della Monster High è la più profonda del mondo. Nessuno sa cosa si aggira laggiù in fondo. Beh, io ci andrò. Tutto questo è successo per colpa mia e io rimedierò. Oh, non sentirti in dovere di farlo. Dirò semplicemente a Claude che io l'ho persa. No, vedrai, metterò tutto a posto. Se andrai tu, verrò anch'io con te. Non capisco proprio dove sia il problema. L'abisso profondo sembra così carino. Guarda qui che bel fiore. Quello non è un fiore. No! Oh! Ha preso la collana. Aspetta, è entrato qui. Ci sono tantissime cose là dentro. Ehi tu, dammi indietro la collana. Frankie, non ne vale la pena. Frankie! Non ti hanno mai detto di non metterti contro un mostro con i fulmini. Ora dammi indietro quella collana. Oh, grazie mille. Lavorando insieme abbiamo superato le nostre paure e reso un favore a tutta la scuola, vedi? Oh, che bello. La mia calcolatrice è T97X4. Oh, pensavo che non ti avrei più rivisto, piccola mia. Ciao Abby, sei pronta per gli esami di fine anno? Ah, va tutto bene? Sto bene, felice come Pasqua. A guardarti sembra che tu abbia pianto. Io? Mai e poi mai non sono triste. Devo andare e faccio tardi a lezione. Abby, aspetta! Ma che le prende? Questo è il periodo dell'anno in cui tutte le ragazze del villaggio di Abby affrontano una grande sfida, l'Himalaya. Si nutrono dei frutti della terra e devono superare svariate estenuanti prove fisiche e mentali. Vinto io! Torna a tuo posto! È questa la settimana! Ho capito perché è tanto triste! Non è potuto andare per via degli esami! Poverina! Gulia, per favore, non funzionerà mai! Oh, forse sì! Sì! Parlerò io con Bloodgood! Che bella sorpresa per Abby! Ciao, Spiriti. Bisogno di aiuto per studiare morsologia? Oh, scusa, ma non possiamo. Già, abbiamo deciso di andare al cinema. Al centro! Ciao! Frankie! Draculaura! Oh. Ditemi che succede. Ta-da! Abbiamo parlato con Bloodgood, puoi restare nella cella frigorifera tutta la settimana. Gulia ha sistemato una webcam, così non perderai le lezioni. Sappiamo che non è esattamente come l'Himalaya, ma... Ah, aspettate! Abby, no, non c'è niente di male a dirci che sei triste. Siamo tue amiche. Ciao, a dopo! Ciao, bello. Ci vediamo! Ehi, Licky, vuoi giocare con me a braccio di... Muoviti, Gulia! Ho visto piramidi costruite più velocemente di quanto pedali tu! Per caso è ancora in ritardo? Lei ha detto tipo non esiste. Io ho risposto: mi stai ascoltando? Oh, sì. Gulia! Oh, wow. Bel motorino. Gulia. Torala!
rubato! Toralai, ridallo il motorino! Comprarlo! Quello lì è il paese degli zombie! Ah! Sono sciacquata! Sei una brutta gatta ladra! Pensate che l'abbia rubato? No! Io volevo solo lavarlo! Farle un favore! Assicurati di pulire tutti gli angoli difficili da raggiungere! Ma questo è il mio spazzolino! Che schifo! Oh, cavolo! Deve essere stato Holt! Non viene via! Ah! Ciao, Frankie! Di cosa stanno parlando tutti? Non sai nulla, tu! Quale mostro potrebbe fare questo alla nostra scuola? Come sai che si tratta di un mostro? Oh! Sei stato tu a farlo? Io no! È stato Holt! Quando mi sono svegliato ero ricoperto di prove! Quando Bloodcut lo scoprirà, Holt sarà espulso dalla scuola! E se Holt sarà espulso dalla scuola, sarai espulso anche tu dalla scuola? È probabile che mi stia già cercando! Non riesco a credere che abbia potuto fare una cosa del genere! Direi che l'ho beccato con le mani nel secchio! Non è possibile che Holt sia colpevole! E io ti aiuterò a dimostrarlo! Jackson, vorrei scambiare due parole! Meglio che tu vada, ci vediamo più tardi! L'ho visto ieri sera. Io non sopporto la musica alta. Che stava facendo? Portava via la vernice del retro della scuola. Grazie dell'aiuto, Mr. Ogretor. Ma perché sta gridando? Le mie orecchie sono molto sensibili. Davvero non posso credere che sia stato lui. Nemmeno io. Jackson Jekyll. È inutile nascondersi. Desidero parlare di Holt con te. Lo so, ha danneggiato la scuola, quindi se vuole espellere tutte e due... Danneggiato? Avevo chiesto a Holt di disegnare un murales, ma non ha ancora finito. Ho chiesto in giro e a quanto pare Mr. Ogretor ha spento la musica che stava ascoltando. Oh! Lo sapevo! Così, Jackson, se non ti dispiace, vorrei che Holt finisse il suo lavoro. Musica! No. Perfetto. Sto proprio bene. Laguna, preparati all'appuntamento della tua vita. Ciao, mamma. Ciao, papà. Sto andando a un appuntamento con Laguna. Lo so che è una creatura marina. So bene cosa dicono a proposito di loro. Ma Laguna non è così. È meravigliosa. Lei è davvero diversa. Mi avete sempre detto che le creature marine sono mostri meschini e maligni. Ma Laguna è lo spirito più dolce e più sensibile che abbia mai conosciuto. Poveri piccoli fratelli verdi. Il nostro cuore non batte forse allo stesso modo. Se ci pungete non sanguiniamo dello stesso sangue verde. Mi avete ripetuto che le creature marine sono sleali e traditrici, ma Laguna è l'amica più fedele, sincera e protettiva che si possa avere. Davvero? Io ce l'ho messa tutta! Vedi, è proprio questo il problema. Non devi sforzarti, devi essere naturale. Sii te stessa. E vedrai che farai gente. Già. Gulia è proprio in gamba, vero? Ma no, non sei troppo stupido per lei. No, 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 vedrai, metterò tutto a posto. Se andrai tu, verrò anch'io con te. Lavorando insieme, abbiamo superato le nostre paure e reso un favore a tutta la scuola. Cosa? Vi ostinate ancora a credere a quei pregiudizi vecchi di secoli? Vi sbagliate di grosso. Non ho intenzione di non vederla più, quindi è meglio che ve ne facciate una ragione una volta per tutte. Ops. Ho dimenticato una cosa. Va bene, allora, ciao. Non farò tardi. Monster High, grande scuola, grandi problemi. Ci sono migliaia di storie diverse in un posto come questo. È il mio mondo. Mi chiamo Spectra e mi occupo di notizie. La verità è sempre da qualche parte e io sono l'ombra sgusciante che la troverà. Sono nel giro da più tempo di quanto ricordi e credevo di aver visto tutto finché lui non è entrato nella mia vita. Ho capito subito che quella fiamma sarebbe stato un problema. Ciao, carino. Hai da accendere?
Mi chiamo Burns, Heath Burns. Devi aiutarmi, Spectra, sono in un bel pasticcio e non so come venirne fuori. Sputa il rospo. Sai della statua scomparsa? Ah sì, certo. Vogliono incastrarmi, capisci? Devi riuscire a dimostrare la mia innocenza. Bloodgood mi butterà fuori dalla scuola, altrimenti... Ci riuscirò? Le prove erano inequivocabilmente fiammeggianti. Ottenere informazioni era difficilissimo. Sembrava che nella scuola tutti ce l'avessero con It per qualche motivo. E allora ho deciso di prendere il toro per le corna. Immagino vi chiediate perché siete qui. Sì, vorrei sapere. Ma proprio così. Sì, Spectra, mi sembra una vera perdita di tempo. Lo sappiamo tutti che è stato lui a prendere la statua. Le tracce delle fiamme sono evidenti. Tutti i presenti hanno un motivo di risentimento nei suoi confronti. Come te, Frankie. È vero che ha bruciato il tuo compito di morsologia la settimana scorsa? Come l'hai presa? Male. Giuro che gliela farei pagare se potessi. Capisco. E tu, Toralei? Non ti ha rovesciato addosso l'acqua prima della foto della scuola? Claude Hughes, quante volte vi ha messo in imbarazzo al centro commerciale? E non gli avete detto che gliel'avreste fatta pagare? Ma non volevamo dire... Ognuno di loro aveva un motivo per vendicarsi. Allora, chi è stato? Pronto? Manutenzione statue? Oh, sì, eccolo. Spegnere le torce? Lunedì, d'accordo. Potete... andare tutti. Finisce sempre così. Prima sembra che tutto il mondo voglia mandarti sul rogo. Poi all'improvviso ti ritrovi libero come un fringuello. A Monster High è così. Mi chiamo Spectra e mi occupo di notizie. E ora che la Gazzetta dell'Aldilà riveli alle ragazze le nuove tendenze da urlo. Un attimo, tirate le briglie. Guardate quello stallone che è appena arrivato. Un ragazzo nuovo! Ci risiamo. Dicono si chiami Archer. Un altro rivale. Oh, ciao, zuccherino. Strano trovare un puledro come te in una scuola come questa. Non te la prendere, topo di campagna. Ti faccio vedere io come si fa. Ops! Oh, ma che gattina sbadata! Posso chiederti una mano per il sangue? Ah! È proprio il mio tipo. Su, tesoro, non ti ha nemmeno notata. Io lo terrò per le briglie prima di pranzo. Certo, nei tuoi sogni! Miau! Oh, qualcuno aiuterebbe questa povera gattina a scendere le scale? Ho deciso di trotterellare laggiù e pranzarci insieme. Vedi di tenere giù le zampe, mio... Ah! Come hai osato? Ho osato e come? Dobbiamo farla smettere! Ma sei impazzita? Vuoi rovinare il nostro spettacolo dell'ora di pranzo? Vogliamo finirla una volta per tutte? Sì! Andiamo! D'accordo! Chi ti piace di noi due? Sai una cosa? Puoi tenertelo tu. Non è il mio tipo. No, ti ringrazio molto. Io merito un vero pugno. Sasquatch e Cadaver lanceranno la loro nuova linea invernale domani mattina. E il mio minuzioso piano d'azione farà sì che io, cioè noi, diventeremo gli spiriti più trendy di tutta la scuola. Perché invece non arriviamo super presto e aspettiamo dove dice il cartello? Perché questa è la svendita del secolo. Gli zombie si stanno addirittura accampando nel parcheggio. D'accordo, allora Draculaura, tu sei qui. Claudine, tu cominci da qui. Il che ci porterà davanti alla fila esattamente quando aprirà il negozio. Tutto chiaro? Sì, possiamo andare a casa adesso. In effetti si sta facendo tardi. Oh no, il centro commerciale è chiuso. Siamo chiuse dentro. Chiamiamo Gulia, vediamo se riesce a craccare il sistema e aprire le porte. No, se apriamo queste porte rischiamo di perdere il nostro posto in fila. Un attimo, passeremo qui la notte e così saremo le prime della fila quando apriranno le porte domattina. Mi dispiace ragazzi, forza spiriti. Oh no! Guardate! Sono entrati! Gli zombie si sono già messi in fila per i saldi! La fila comincia dove indica il cartello, non è così? Sì, ma... Allora la fila comincia dietro di me! Dagli indietro quel cartello, Cleo! Mai e poi mai! I negozi stanno per aprire! Mi dispiace, Slow-mo. Ho io il cartello, quindi sono la prima. Dice che vuole fare un regalo a Gulia. Oh, che romantico. No! Io! Ho detto che ero io! Ma Cleo,
anche seconda, va bene. Seconda? Io? Adesso basta. Questo idolo ha il faraonico potere del teletrasporto. Tutto ciò che devo fare è lasciare che ti sfiori in questo modo e... Puff! Ti andava di moda tre vite fa. Fa centro, fratello. Ehi, ma che fate? Io dico, scappiamo. Amico, quello era fallo personale. Molto personale e molto falloso. Attende, ehi. Dobbiamo assolutamente riqualificarci per le nazionali dei mostri. Pensi che le abbiamo seminate? Direi proprio di no. Attenta a non barcollare. Quando preparate una pozione per l'invisibilità, state attenti a dosare ciascun ingrediente, o le conseguenze saranno spaventose. Come? Chi osa? Allora, suppongo che non sono invisibile. Oh. Bandiera bianca! Ammettetelo, vi avevamo quasi seminato. Oh, proprio una gran bella corsa. Un inseguimento di prima categoria, oserei dire. Siamo andati ancora meglio di ieri. Abbiamo ancora 2 minuti prima che inizino le lezioni. Ne facciamo un altro? Attenti! Oh! Ehi! Ragazzi, trovatevi un nuovo hobby!